Eccoci, buongiorno. Vi aspetto, buon sabato, 1º giugno, quindi oggi è giugno, incredibilmente. Vi aspetto qui, siamo ancora in primavera, quindi il progetto di oggi può ancora starci, anche se forse ci avrei dovuto pensare prima, però queste carte di Simple Story sono arrivate solo adesso. Quindi prendiamo il caffè, oggi giornata di mal di testa, so che molti di voi purtroppo capiscono. E quindi va un po' così. Buongiorno, ben arrivati, buon sabato. Eccoci qua. Buon sabato, ben arrivati. Ho qua il mio caffè. Qui oggi è una bellissima giornata. C'è un gran sole, 1º giugno. Scusate il rumore di stampante in sottofondo. Tra un po' finisce. Sto facendo delle prove di stampa. Poi domani magari vi spoilerò qualcosina. Eccoci qua. Ma guarda, Nicoletta, ieri sera c'è stato un vento pazzesco, quindi il mio mal di testa è esploso e oggi comunque è ancora con me. Il vento non c'è più, ma lui si è ritenuto di volersi fermare ancora un attimo. Vabbè. Buongiorno, buon sabato. Allora, so che state giocando tantissimo con la slot. Ho già disattivato, resettato la cache diverse volte questa mattina, quindi potete continuare a giocare. I codici sconto sono valevoli quante volte volete, quindi potete usarli quante volte volete. Ricordatevi che non sono mai valevoli sui prodotti già in sconto, sui prodotti appena arrivati che sono nella categoria New In, abbonamenti, fidelity, buoni, insomma le solite cose che sono sempre listate. Il vento a me scatena sempre mal di testa, poi per fortuna ieri si è calmato, insomma oggi non c'è più, oggi una bellissima giornata, solo che quando sei sfiancata così dal mal di testa, vabbè, che dire, ma ce la teniamo così. Questa catorcitudine. Allora, pensavo di fare mille cose, oggi invece non sono riuscita a fare un granché, ma spero di rimediare in settimana. Sono un po' indietro con tutti i lavori e già ora, insomma, siamo già un pochino in ritardo con la produzione della nuova release. Domani magari vi faccio vedere qualche piccolo spoiler. E via. Eccoci. Allora, questi sono bulbi. Ieri sono uscita e ho cercato dei bulbi che potessero essere ancora piantati. Questi sono bulbi di ranuncolo. Facciamo 5 scatoline, ho preso 5 carte, le 3 fustelle del bottalico, così le proviamo. Sono super easy, me l'ha promesso, sono super easy. Cioè, posso farle anche col mal di testa. Questa è addirittura one cut, questa sicuramente due. Of course. No, una, one cut, perfetto. Anche questa. Non ho delle bustine, pensavo di avere delle bustine craft, ma non ce le ho e quindi li metterò qua. Allora, sappiate che sono bulbi di ranuncolo, partiranno con i prossimi pacchi da domani in poi, vanno reidratati una notte prima di essere piantati. Adesso poi ve li faccio vedere. Buongiorno, ben arrivati. Io sono un po' cottarella, oggi ho dormito un po' di più, ma adesso che finisco il video torno comunque sul divano a dormire. Mi dispiace non godermi questo sole, questa bellissima giornata, ma il mal di testa per ora sta vincendo. Adesso vediamo, il caffè magari mi aiuta. Opla, così e via. Dunque, sono già arrivati tanti ordini, ne ho già stampati, ce ne sono più o meno un centinaio già che ho già stampato. Mi raccomando, se volete approfittare, ecco, questo lo dico perché sto riempiendo il carrello di nuovo del Buon Bottalico, se volete approfittare della promozione degli ink extreme, quelli più vecchi, insomma, quelli già presenti a catalogo, saranno in sconto al 50% fino a mercoledì. Dopodiché torneranno a prezzo pieno che è 5,50 adesso il prezzo consigliato al pubblico, quindi per ora sono a metà prezzo a 2,75, quindi è l'occasione buona o per fare tutta la collezione con un investimento relativamente basso, oppure di completare la collezione. Buongiorno, ciao Livia, come state? Adesso mi bevo questo caffè. Oggi live semplice, per domani ho scelto una card che in realtà necessita solo di taglierina e bulino o pieghetta, insomma, per piegare la carta, ma che è molto 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 coreografica. Vediamo se riesco a farlo, perché mi sono riadattata i centimetri in inch secondo una logica che a me sembra adesso filare, ma l'ho fatta quando avevo il mal di testa, adesso che ho mal di testa, quindi non è detto che in effetti ci si riesca, però ci provo. Vediamo.
Con che colori? Ma prenderei almeno un giallo, un verde, un rosso, un marrone, un grigio, tipo, no? Per iniziare, per avere qualcosa. Però le sfumature sono tutte talmente belle che secondo me nel momento in cui li si usa poi ti viene voglia di averli tutti. Sono colori ad acqua, quindi si possono usare anche volendo per dipingere, per fare macchie di colore. Hanno una resa bellissima, sono quelli che uso per fare le macchie. Se avete dei nastri, per esempio, da tingermi, avete visto tingere i miei nastri in satin, nel sintetico, facilissimamente con questi colori, sono stupendi e con una gamma di colori così ampia, in realtà è veramente molto facile trovare il colore che bene si adatta al progetto che stiamo facendo, senza contare che le macchie con questi colori qua sono una meraviglia. Lo dico per un'amica. Eccoci qua. Allora, finisco di bere un secondo il caffè. Fatto. E lo teniamo qua. Allora, dunque. Intanto che finite di arrivare, io faccio le bustine per questi, che sono bulbi di ranuncolo. Quando sono andata a cercare questi ieri, ho trovato anche una piantina di fucsia che non avevo forse ancora mai visto di persona. Avevo solo la fustella e l'ho comprata, quindi vi ritroverete delle fotine. Allora, bulbino di ranuncolo. Queste sono le radici, va immerso in acqua per una notte e poi piantato con le radici in giù. Vediamo quanti sono. 1, 2, 3, 4, perché io ho preparato 5 bustine. Ne ho preso anche un altro pacchetto perché un pacchetto lo interrerò io, che così, perché i ranuncoli sono veramente molto belli. Buongiorno, ben arrivati. Adesso poi pulisco, volevo solo tirarli fuori, sembrano dei mostriciattoli. Magari se ne ho abbastanza ne metto due per bustina. Guardateli qua. Facciamo delle scatoline, usiamo le scatoline del Bottalico per regalare dei bulbi. Chi mi segue da un po' sa che non è la prima volta che regalo bulbi, mi piacciono molto e mi sembra un regalo bellissimo. Cioè, se li ricevo io sono molto contenta. 2, 4, 6, 8, 10, 12, sono addirittura 14. Ne posso mettere 3, 3 e 2. Perfetto. Chiedo venia a chi riceverà quello con solo due, ma la matematica. Lì, purtroppo devo metterli così, non ho un'altra scatolina, ma conto di spedirli, insomma, tra lunedì e martedì. In Irlanda, meno male che non ero l'unica. Sono deliziose, sono delicatissime. E quindi l'ho presa. Poi posterò anche una foto che l'ho fotografata ieri. Allora, così, poi raccolgo tutto, 2 e 3, così, e siamo a 3. Volevo farne 5 scatoline. Opla. 1, 2 e 3. Perché ho preso 5 carte, poi decideremo anche quali scatoline duplicare, perché le scatoline sono 3. Ma confido nel Bottalico che le ha fatte one shot, one go. A me i bulbi piacciono tantissimo. Se avessi più tempo, me lo dico sempre, un domani quando il negozio mi concederà più tempo, poi non succede mai, per fortuna, insomma, ci tenete impegnati. E mi piacerebbe riprendere a coltivare i bulbi in vaso. A me piacciono tantissimo. Ne avevo, adesso gli unici che sopravvivono senza nessunissima cura, perché nessuno se li fila, ma loro tutti gli anni spuntano, sono dei gigli di Sant'Antonio. Allora, 5. Dunque, queste sono le nuove fustelle del Bottalico. Io le ho prese singole in negozio, ho le unghie coordinate. Cioè, Bottalico, non so se mi stai guardando. Non è fatto apposta, ma so che apprezzi. È proprio uguale. Va bene. Sono la nuova release di Tommaso. Io ho preso le fustelle singole che sono ancora ordinabili sul sito se per caso ne aveste presa solo una o voleste completare insomma la collezione. È ancora ordinabile il bundle. In questi giorni sono gli ultimi bundle che possiamo ordinare perché quando finiranno quelli che hanno già preparato non saranno in condizioni di farne nuovi per quanto ne so. I girasoli sono meravigliosi, li avevo piantati anch'io. Allora, da quale partiamo? Partiamo da questa, dai.
ne faccio prima una alla volta e poi decidiamo quale duplicare. Mi sono preso un po' di carte della Simple Vintage Meadow Flowers e Simple Vintage Line and Market. Il Simple Vintage per ora lo diamo per assodato e le chiamo solo Meadow Flowers e Line and Market. Le unghie coordinate, neanche il botanico, esatto. Disturbi ossessivi compulsivi e dove trovarli, va bene. Allora, ho preso 5 carte, così da poter fare anche dei giochi eventualmente di sovrapposizione con gli elementi che ci sono nelle fustelle stesse, e poi ho preso i 2 fogli di sticker della collezione per avere ovviamente qualche appiccichino. Vorrei che venisse messo agli atti che ho preso solo un foglio di sticker e non di più, cioè nel senso che mi sono data una, come dire, un'aggiustata, cioè perché prendere un pacchetto di appiccichini per decorare 2 scatoline mi sembrava un po' eccessivo. Non è detto che a un certo punto in corso d'opera io non cambi idea, ve lo dico. Allora, dunque, apriamo questa. Questa qui è la No Glue Chocolate Box. Intanto mi poso via queste qua. Metto, no, questi li lasciamo qua. Una regolata, una radanata. Apriamo. Così. Tanto non ci serve questo. Allora, un taglio solo. Ok. Mi servirà un metafoglio, sì. Allora, è abbastanza indifferente adesso quella con cui decido di iniziare. Iniziamo con questa. Ciao Sara! Ho tutto lì, lo so, ma cercherò di essere forte. Quantomeno sulla carta ci provo. I will try. Voilà. Tagliamo un metafoglio, un 6 pollici, dovrebbe essere più che sufficiente per tagliare. Sì, perfetto, anche perché se passa nella big, per forza, più di 6 non può essere. Allora, vado e taglio. Poi guardiamo cosa tagliare. Del resto io non ho guardato in realtà la presentazione, quindi adesso per esempio questo non so che cosa sia, ma lo scoprirò. Vado, non diteglielo che non ho guardato il video, come sempre, che magari minaccia di togliermi i prodotti e prima o poi lo fa. Visto che è un plaid, cerchiamo di tagliarlo dritto. Vediamo. Buon pomeriggio, voilà. Allora, vediamo se ha tagliato tutto, perché forse ero... No, dovrebbe aver tagliato tutto. Yes. Ah, caspita, ero troppo avanti. Questa la rifilo un secondo con le forbicine. A me capita che mi freghi un po' in questo senso, perché ho la precision plate sotto, che è un pochino più grande. Sono giuste sulla dimensione del piatto. Aveva ragione. Infatti... Vabbè, ma poco male. Allora, saranno le sue bomboniere, amore. Ma quest'anno... Ok, appoggiamo questa qui. Dunque, questo è l'avanzo. Potrebbe servirci da ritagliare qualcosa di qua. Vediamo. Io adesso qui non vedo benissimo le pieghe per una questione di luce, ma guardate, è super easy in realtà. Sì. Così. Così. Così, quindi queste si incastrano, va che geniaccio, si incastrano così, no glue, ok, perfetto, e poi così, così, ma guardate la meravigliositudine, fatta!
splendida! Adesso magari coloriamo un nastrino con gli ink. Allora, dunque, qui c'è la taghina che potremmo poi tagliare nella carta. Questa qua sicuramente ha un uso. Aspettate che guardiamo l'inserto, che adesso mi sfugge. Sì, è carina ed è montata in un millisecondo. Questa qui, adesso la taglio in un pezzetto di prova per capire che cosa, se capisco che cos'è. Non diteglielo che non lo so, perché poi mi si offende. Vediamo. Però potrei assolutamente tagliare un nastrino bianco e tingerlo con i suoi colori. Ah no, ok, sono striscette che ci serviranno per fare la mattatura della taghina. Ok, I got it. Immagino. Ok, dunque questa la teniamo. La tengo qua al sicuro perché di una dovrò farne sicuramente due, ok? Allora, nastrino lo facciamo dopo. Ah, no, una cosa che devo fare. Allora, qui c'è la sua mattatura. Ok, allora, non so ancora se avrò piacere di. Ma non c'è il divisorio, dici? Dentro? Però mi fa queste due striscette singole. Beh, sicuramente le ho malinterpretate. Allora. Non sono striscette, però mi fa delle striscette che adesso poi mi sono tra l'altro anche persa. E quindi, aspetta, serve un rettangolo con la fustellata per fare lo spazio divisorio. Ah, lo spazio divisorio dei mini Ritter, avete ragione, avete ragione. Me l'ha anche detta questa cosa, se gli dite che me la sono dimenticata mi disereda. E il pezzo che rimane tolte le strisce. Sì, scusate, scusate, a noi non servirà perché noi metteremo dentro questo fagottino qua. Non ditegli niente, per favore. Ok, allora non so ancora se questa la userò o se decorerò e basta, ma la taglio nella carta, nel retro della sua carta, così che si coordini bene. Lo taglio dritto. Quindi prendo un pezzettino di uscio. Avete ragione, me l'ha detta un sacco di volte questa cosa dei mini Ritter. Io tutte le volte gli ho detto: ma che idea carina! E poi me le dimentico. Vabbè, cioè direi che sono particolarmente in forma per mantenere qualsivoglia segreto professionale adesso. Potrei riprendere a fare la psicologa, perché nel momento in cui mi vengono confidate le cose, 3 secondi dopo e le ho dimenticate. Quindi più sicuro di così, che vedevo di? Tagliamo. Vabbè. Non dite niente, per favore. Poi giochiamo anche con gli add-on, con le scrittine. Tanto abbiamo tempo, le fustelline sono super easy da fare, super veloci. Guardate che bellina, c'è un decorino, c'è uno stickerino, una cosina ed è fatta. Bah, vabbè, genio proprio, sì. Ciao Lorena, come stai? Allora, posiamo questa, ripeto. Faccio 5 scatoline, quindi due di queste le dovrò duplicare. Decidiamo poi quali fare, quelle che ci sono piaciute di più, anche se sarà molto difficile. Scatolina che ha la fragolina meravigliosa. Scatolina a triangolo, questa si chiama Triangle Box. Potevo anche arrivarci senza leggere, però sono giornate difficili, ve l'ho detto con mal di testa. Allora, anche questa one cut, one go. Bella. Allora, scegliamo la carta. Questa, dato che poi magari ci mettiamo la fragolina rossa, la farei così. Sempre all'opera, sì, dai. Anche nelle giornate un po' grigie, diciamo che noi abbiamo la fortuna di lavorare e di avere un hobby molto colorato che ci permette di spaziare tanto e ci permette anche di stare sempre in mezzo ai colori che comunque sono una buona terapia. Lo dico per la psicologa. Allora, dunque, come possiamo sfruttare meglio il tuo spazio? Così, tanto in realtà sei triangolare, cioè non succede niente. Washino, sto giro le fermo.
scorporare la fragola. What do you mean? Adesso poi la tagliamo perché abbiamo anche un pezzetto di carta che dà sul rosso, se no prendiamo un rosso. E non ho capito cosa intendi per scorporare la fragola, però sono fiduciosa. Vado. Una torta a fette, anche una pizza, sì. Io sono più da torta, ma non disdegno per niente la pizza. Allora, togliamo il fustellato. I tagli unici vanno nella biciciotta elettrica, sì, assolutamente. Io ho la Express, Sara, ma se hai la Switch, a maggior ragione, ci stanno perché ha il piatto più largo. Mi taglio. Questo io lo vorrei. Forse non mi sono presa. Vediamo perché questa qui ha questo decoro qua, ma non ho niente che dia proprio sul rosso. Aspettate che prendo un foglio di questa collezione, la Simple Vintage Linen Market. D'ora in poi sarà nominata in termini contrattuali Linen Market e Simple Vintage, diamo per scontato, per fare la fragolina rossa. Aspettate che cerco. Voglio dire, c'è questo foglio meraviglioso qua, che adesso ve lo aggiungo al prodotto contenitore, la 706. Allora, potrei tagliare questo triangolino qui nel plaid così e fare la fragolina rossa che così risalta tantissimo nel decoro. Poi non ho un verdino, ma adesso ce lo cerchiamo. Potrei usare anche un verdino, questo verde qua. Che va bene, che è mio, questo qui è quello di maggio, se non erro. Allora, tagliamo uno zinzinello di questo. Anzi, prima ci tagliamo questo. Buongiorno, buon sabato, ciao Rosalba. Vado. Allora, tu come sarai chiusa? Cioè, tu ti appoggi, adesso mi sta venendo il patema per i quadratini. Posso decidere, l'importante è che tu sia dritto. Almeno in un verso. Vado. Scusatemi. Ci teniamo questo. E poi dobbiamo tagliarci la fragolina. Due fogliettine ce le tagliamo assolutissimamente. Quindi ci tagliamo una striscetta di questa e un pezzettino di questa per le fogline. Sì. E un pezzettino di questa qua per la fragola. Così non sprechiamo troppa carta. Abbiamo perso una lama. E tagliamo. Così facciamo un solo taglio nella big e dovremmo essere a posto. Mentre qui posizioniamo il rametto e questo qua. Vado. Assembliamo. È bellissima. Prendiamo il nostro tool and one. Che è a posto. Allora, vediamo un attimo. Per questa ci vorrà la colla, immagino, perché dunque la fragolina non mi ha fatto bene le pieghe, ma questo è un problema della mia big. Però
però insomma è talmente semplice. Questa va, e questa però adesso non la so chiudere, aspettate che così. Questa come la chiudiamo esattamente? Di una fustella sole fragoline. Illuminami, Donato, come la chiudiamo? Perché queste adesso si incastrano qua sotto. Ah, bisognerà forse mettere un punto di colla qua sotto. Questo non l'ho guardato, confesso, confessissimo. Sarà una cosina, forse la fragolina non è stata una buona idea montarla, non avendo visto come si fa. Qui sicuramente, voilà. Oh mamma mia Simona, mi spiace. Un abbraccio. Io intanto sto cercando di capire come assemblare questa fragolina, ma forse non ce la faccio. Chi lo sa se andrà fatta così. Secondo me bisognerà mettere un puntino di colla lì e chiuderla così. Sì, è così, assolutamente. Allora, quindi punto di colla qui. Puntone di colla lì. Che brutta cosa. Forse ho letto qualcosa su Facebook. Ti abbracciamo forte. Voilà, poi tanto i colori e la carta ti aspettano quando vuoi. Guardiamo l'inserto, mi dicono dalla regia. Sì, sì, è come dicevo. Allora, tiriamo fuori la nostra Glue Press. Vi ricordo, se volete ordinare la Glue Press, ne ho tipo 14-13 libere che arrivano lunedì. Dunque, qui ci starebbe meglio un pezzetto di biadesivo forse, però... perché finché questa si incolla, teniamo un attimo fermo. Ciao Patrizia, non dirmi che sei in ufficio. Temo che la risposta sia sì. Ti capisco, eh. Allora, fatto quello, bisogna far convergere tutte le punte in qua. Purtroppo sì. Capisco. Dunque, cioè deve chiudersi così questa bimbetta. Chissà se adesso violentemente inserendo questo qua lei si ferma, ma neanche per più o meno. Sì, non è proprio la bellissima fragolina che probabilmente il bottalico aveva in mente, ma può andare. Ok, oh, beautiful, la foglietta, va bene, anche lui li ha girati al contrario questi, io ovviamente sono anarchica, no worries. Allora, montiamo la scatolina. Caspita, dai, sta per finire questo periodo, no? Fino a quando va avanti? Immagino tutto luglio in realtà. Opla. Dunque, pieghiamo qui, sì, la volevo blu, assolutamente, così, quindi in realtà da un foglio ne vengono due, che anche quando si devono fare dei lavori in serie è assolutamente una cosa che bisogna tenere in considerazione, la possibilità di ottimizzare il consumo di carta con la fustella scelta. Allora, dunque... vediamo, così, così, e questi si chiuderanno, si inseriranno qua, immagino. Allora pieghiamo meglio questa, ok, quindi così, questo così e questo così, e voilà, la scatolina è chiusa, cioè, genius. Mettiamo questo, sì,
E qui volendo possiamo mettere la fragolina oppure i decori. Adesso vediamo, intanto questa la incollo. Così. Ok, e questa è fatta. La poso qua. Prendiamo la terza scatolina, che è quella rettangolare. Teniamo qui un secondo, poi vediamo quali scegliere per la replica. In realtà oggi è un live veloce perché queste scatoline fanno praticamente tutto da sole. Dobbiamo tingere quel nastrino lì. Allora, cioè addirittura abbiamo la placchetta da intaglio. Wonderful. Allora, io farò questa nella carta. Facciamola in questa losa. Ok, tagliamo sempre 6 pollici. Ah, queste scatoline sono fantastiche. Anche qualsiasi carta, se le fai con la mia carta, taggaci, che ci fa sempre piacere vederle. Allora, dunque, teniamola ferma di nuovo con uno zinzinello di washi. Recupero quello già usato. Ok, non credo che userò questi decori semplicemente perché vorrei dare spazio alle decorazioni, quindi magari o mi taglio un rettangolino a mano o uso semplicemente le decorazioni che ci sono sugli sticker. Tagliamo. Sono deliziose. Ah, devo ripassarla. Vedete, mi è rimasto fuori questo pezzettino, la rimando in dentro. Ok, dovrei aver fatto. Yes. Ok. Allora, montiamo questa scatolina qua, piccina picciò. Così. Così, questo sarà il flappino del coperchio che non ho piegato benissimo. Se non vi vengono bene le pieghe, come a me, conviene usare il tappetino senza paura. Adesso le altre due le taglio col tappetino senza paura e vi faccio vedere la differenza. E uno dice, ma invece fa veramente tantissimo. Così. Così e così. Ok, quindi fatemi capire, si infila qua di lato? Yes. Così. Non so, cioè, sì, beh, però non può che rimanere, perché non possono rimanere fuori queste rette. Adesso guardo l'inserto, eh. Ah, sì, perché tanto viene coperto dal coperchietto, of course. Cioè, guardate. One minute. Queste andranno dentro. No, c'è qualcosa che ho piegato male, fatemi vedere. Queste vanno dentro. Questa è una carta della Simple Vintage Meadow Flowers. Se guardi su Telegram ho messo il prodotto contenitore ed è la carta. Adesso il codice è della carta che 22737. Bellissima. Allora, i miei bulbini ci stanno spaziosamente. Ricordo che sto facendo 5 scatoline per regalare nei pacchi che partiranno da domani, dei bulbi di ranuncolo. Anche per i calendari dell'avvento è perfetta, sì, ma anche questa qui triangolare a forma di alberello. Cioè, è splendida. Questa qui dentro rimane chiusa
si usa così. Adesso noi coloreremo un nastrino. Anzi, magari prima di per fare la mattatura laterale per coprire questi. Scusatemi, per coprire questi, vero? Però mi piace tanto. Boh, io sono strana, però. Allora, fatemi vedere un secondo di che colore potrebbe andare bene un nastrino. Potrebbe andare bene verde, potrebbe andare bene anche rosa. Adesso guardo un secondo nello scatolotto degli ink del Bottalico e poi coloriamo. Scusate, ma io ce li ho tutti qua. Tac, adesso volevo cercare un rosa carne che secondo me poteva essere perfetto. Anche il corallo rosa in realtà. Vediamo. Fragola, salmone, anche salmone potrebbe. No, il salmone è un po' troppo aranciato, però secondo me il rosa carne era quello che andava meglio. Se lo trovo ve lo faccio vedere. Tiffany, nero, grigio azzurro, viola, notte. Ne avevo un sacco di rosa carne aperto. Il cartello, torno subito. Giuro che mi applico appena un attimo. Rosso, caffè. Non ditemi rosso. Nocciola, rosa carne. Ah, rosa carne sarebbe super perfetto per questo, in cui però non abbiamo un fiocchetto. Potremmo addirittura pensare di metterglielo, però. Fucsia, no, too much. Prugna, o se no il verde. Questo qui sarebbe perfetto. Verde oliva. Allora, bisogna fare delle prove. Dunque, questo qui, il rosa carne, si sposa meravigliosamente con questa scatolina che di fatto non ha bisogno di un fiocchettino, salvo che noi non facciamo un forellino qui e glielo mettiamo per forza. Vediamo. Adesso prendo un ciotolino dove poter fare questa operazione un po' sporchevole. Prendiamo anche il nastro, per esempio. Allora, prendiamo un paio di forbici che mi tagli bene il nastro, e che non sono sicuramente queste, ma ero convinta di sì. Allora, io quello lo farei corallo rosa, secondo me. Poi nel caso provo a farne, potrei anche fare il fiocchetto decorativo, Mi serve uno stuzzicadenti. Allora. Bottalico, non guardare! No, 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 non sto facendo. No, non deturperò la tua scatolina. Già fatto. È come se steste cucinando dei doodle. Mescolate, mescolate, mescolate. E li fate raccogliere. Cioè, è splendido. Va bene, prendiamo altro ciotolino. Another one. E proviamo a farne un pezzetto di un altro colore. Proviamo a fare il verde oliva e poi scegliamo. Sì, sicuramente arriverà solo ora, non mi è arrivato nessun messaggio minatorio. Dunque, poi gli dovremmo dare un'asciugata. Nudoliamo. Qui c'era un pezzettino di carta.
Questo qui è un nastro bianco che avevo. L'importante, vanno bene anche quelli di cotone. Se avete quelli di cotone, rimane un effetto un po' più vintage perché il cotone assorbe, ovviamente, è una fibra che assorbe in maniera diversa. Questo sintetico, questo satinato, assorbe meravigliosamente e sembra nato così. Voilà. No, non serve che tu guardi l'inizio, cioè non è assolutamente necessario che tu impieghi il tuo preziosissimo tempo a guardare l'inizio, non serve, davvero. Mani sporche. Mi servirebbe un terzo ciotolino per fare la prova per questo. Vediamo se ne trovo uno che è randomicamente libero. Usiamo questo. E prendiamo un altro pezzetto di nastro e lo facciamo col rosa carne. Ne ho messo troppo, too much. E vabbè. Allora, questi adesso li lascio un attimo qui, ma andranno poi asciugati con l'embosser, però guardate, cioè guardate questo, è wonderful. Quindi adesso abbiamo tre nastri pronti. Ok? Spostiamo i ciotolini. Opla. Allora, adesso mi pulisco solo un secondo le mani e tagliamo altre due scatoline. Quali scatoline facciamo doppie? Io farei questa, forse la triangular. Il rosa carne si chiama proprio così. Sì, ed è un colore bellissimo. È un rosa vintage, fa molto Bridgerton. Adesso scusate, sto aspettando ansiosamente la seconda parte della terza stagione, quindi qualsiasi cosa mi ricorda Bridgerton, ma non importa. Ho usato verde oliva, rosa carne e corallo rosa. Adesso poi quando sono asciutti li vediamo meglio. Intanto li poso qua a terra. Well, all you can eat, noi abbiamo fatto un all you can ink. Era pessima questa, era veramente pessima, mi vergogno di averla detta, ma va bene. Allora, facciamo la triangular è questa qui, quindi questa. Poi vediamo se fustellare le scrittine. Adesso vediamo. Intanto questa la facciamo in una delle carte che non abbiamo ancora usato. Una, due. Ho preso una carta in meno, forse. La facciamo in questa, così teniamo questi fiorellini stupendi. Forse ho preso una carta in meno. Vabbè, meno male che ne ho aggiunta un'altra. Tagliamo, vorrei questi fiori qui fuori perché trovo che siano stupendi, mi piacciono tantissimo. You can ink è bella, io sapevo che tu avresti apprezzato, però riconosci con me che è un po' pessima questa battuta. Sono piena di nimesulide, quindi ognuno ha gli amici che si merita. D'altro canto, Bottalico, cosa vuoi fare? Protesta. Voilà, e taglio. Cerchiamo di centrarla bene stavolta sulla big. E via. No, non è vero, perché l'ho messo troppo in là. Guardate. Questo succede con la placca di precisione. Se lo sposto e lo ripasso. Perdono. Ok. Adesso dovremmo esserci. Hai sentito che eri peggio? Ah, avevo detto che l'avrei fatta, la prossima la faccio col tappetino, però aspettate che lo tiro fuori perché sennò non me ne ricorderò jamais. Lo tengo qua. Allora, questa ormai l'ho fatta e va bene, mettiamo qui questa e tagliamo, questa avrà questa parte qui fuori, quindi qui mi taglio questa base. Per fare la mattatura e poi mettere le decorazioni. Cerco di tagliarla quanto più dritta possibile, essendo me, quindi non avendo troppe pretese. La fermo. Ok.
Sì, ci sono ancora, assolutamente. Allora, io nel prodotto contenitore vi ho messo il bundle perché ovviamente è la formula più conveniente per poterle acquistare, ma poi nel link di Telegram vi ho anche messo il link alle fustelle singole, laddove voleste prenderne solo una o se ne aveste già comprata solo una e preferiste aggiungerne magari aggiungere le altre. I bundle che sono disponibili non sono più tantissimi, io sto continuando ad ordinarli mano a mano che finiscono quelli che ho prenotato, quindi se volete prenotare il bundle, prenotatelo subito così io aggiungo al carrello del bottalico. Allora, voilà. Prima di assemblare questa, taglio la triangolare, che così la faccio col tappetino e siamo a posto. Non me ne dimentico. E questa qui la facciamo a questo punto. Io la farei con questi qua. Sono bellissimi. Taglio. Potrei farla a pois. Ci sta giusta, giusta, giusta perché ho beccato l'angolino con la cimosa. Così. Vado, prendo la mia precision plate, metto questa. Io ho la precision plate, quindi non ho uno dei piatti, quindi il mio foglio magnetico già tagliato, triturato, non ditemi niente, buttare che non guardare, va sopra. Oppure potrebbe in realtà andare sopra la fustella, che tanto male non gli fa. Così. Vediamo se l'ho posizionata bene. Voilà. Vediamo se mi riattivi l'account, se sono stata brava, aiuto. Vedete quanto si vedono meglio le pieghe adesso? Non so se da video lo riuscite a percepire, ma perché è un problema della mia big case cilindra. Ah, adesso col tappetino addirittura too much, mi ha tagliato qua perché ho la precision plate. Adesso lo rifacciamo. Guardate, la precision plate salva in tantissime occasioni, ma quando vi capita questo che taglia dove dovrebbe piegare è perché c'è troppa pressione. Generalmente succede quando si ha la precision plate, che per me è una necessità perché la big è sempre palesemente, costantemente scilindrata nella parte centrale, quindi mi aiuta ad avere dei tagli più decenti. Vediamo se riesco a riposizionarla, ma non credo. No, infatti, vediamo se ho abbastanza carta di qua. E togliamo la precision plate, quindi usiamo il piatto normale che dovrei avere qua nei dintorni. Piatto normale, fustella, opla, e questo al posto di uno dei piatti. Vado. Vediamo cosa ne è venuto fuori. Sì, vedete quanto sono segnati meglio? Non so se da video si percepisce. Il tappetino in questi casi ci aiuta tantissimo a segnare bene le pieghe, in particolar modo se avete una Big Shot un po' scilindrata, come può capitare, perché noi siamo, almeno io e credo tanti di voi, siamo degli utilizzatori folli. Che mettono spessori a gogo e quindi il rischio di scilindrarla è piuttosto alto. Però adesso l'abbiamo tagliata bene, quindi spero che Bottalico mi lasci le cose nel carrello perché sennò lo picchio. Opla. Mettiamo un secondo via questa e la assembliamo. Eccovi, ciao, buongiorno. Stiamo provando le fustelle del Bottalico, vestendole con le carte della Simple Stories per fare dei regalini perché ho qui dei bulbi di ranuncolo che partiranno con gli ordini che partiranno lunedì.
Ok, pieghiamo anche questa. Vabbè, tanto in realtà tu non sei da incollare, quindi posso assolutamente già chiuderti. Ok. Voilà. 2 millisecondi. Dobbiamo tagliare la mattatura. Adesso pieghiamo qui, pieghiamo qui. Pieghiamo qui. Poi c'è l'utilissimo inserto dei Ritter. Non so se c'è ancora il bottalico. Sì, sì. Noi, a noi non servirà, però... Così. Queste fustelle non hanno bisogno di colla, quindi in realtà per i lavori in serie sono super 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 nostri amici, sono i nostri best friends questi prodotti, perché ci permettono di realizzare in pochissimo tempo. E qua ci va un altro fiocchetto, però ci va un altro fiocchetto di un altro colore. Potremmo usare, no, ci serve un altro colore. Cosa vogliamo fare? Per forza, quindi mi serve un altro ciotolino. Adesso vado a vedere se ce l'ho. E qui ci servirà, beh, potrebbe andare bene un altro aloe in realtà, secondo me. Quindi questo così, anche se che copra tutti i fiori un po' mi infastidisce, quindi magari non lo usiamo. Quindi questo qua, e lo incolliamo, togliamoci il pensiero. Sono una cretinetta, mamma mia. Non guardate, non è successo niente. Adesso deadesivizzo prima che possiate reagire in qualche modo. Ho messo la colla dal lato sbagliato. Sì, succede, succede, succede. Non è successo niente adesso, insomma. Anche bianco, sì, lo stavo pensando anch'io. E forse in realtà lo lasciamo bianco. Adesso facciamo una simulazione. Così. E qui dentro ci mettiamo l'altro bulbetto. Una delle bustine con i bulbi ne ha solo due. Portate pazienza, erano dispari. Perfetto, sono bellissime. Allora, è ora di asciugare i nostri nastri. Mi serve innanzitutto recuperare la scatolina che è caduta. Where are you? Qua. Ah no, prima dobbiamo tagliare questo. Tagliamo la mattatura di questa qui. A questo punto nell'avanzo, in uno degli avanzi qui, vediamo se riesco a recuperare questa fustella, che tanto, questo fustellato che tanto non posso usare. Sì, se la posiziono bene salviamo il ritaglio. Prendiamo un pezzettino di washi. Ce la faccio, eh? Sì. Allora, posizioniamola bene di modo da così da sfruttare questo avanzo che tanto altrimenti non potrei utilizzare perché è rotta. Ok. E quindi questa la mettiamo un po' e la incolliamo. Ok, recuperiamo la costellina. I bulbi a me piacciono un sacco. Chi mi segue da un po' probabilmente ne avrà già ricevuti un paio da parte mia. Allora, è ora di sistemare i nastri. Prendiamo un pezzettino di carta, il nostro spiedino, e intanto li posizioniamo un attimo qui. Questo ha ancora tantissimo inchiostro. Adesso prendo Nerone. Prendo Nerone e gli diamo un'asciugata. Cerco solo di non sporcare il tavolo, gli diamo un'asciugata di modo da poterli maneggiare, ok? E poi li distribuiamo. Prendiamo Nerone.
prenderei una pinzetta, se la trovo, adesso mi sa che la mia non la vedo, riprendiamo questo e li teniamo fermi fondamentalmente. Sì, con gli ink di Tommaso. Questi secondo me sono praticamente pronti. Il vantaggio del sintetico è che si asciuga in frettissima. Ok, direi che va bene, questi li togliamo, dovrebbero essere abbastanza asciutti, adesso ve li faccio vedere bene, prende anche fuoco in frettissima, infatti mi sono fermata come hai visto abbastanza in fretta, rosa carne, rosa corallo e verde oliva, adesso ve li faccio vedere vicino alle scatoline per cui li avevamo pensati, cioè guardate, questo potrei anche usarlo per qui, guardate, è veramente very very cute, cioè è perfetto con la carta che ho scelto dopo perché è esattamente quel colore lì. Facciamo così. Allora, questo abbiamo detto di provare col fucsia, aspettate che mi pulisco meglio le mani. Il 112 da onore del vero, dopo quella volta lì però non ho più dato fuoco a niente, era il lontano 2019, poi insomma mi sono un attimo premurata di alcune misure, ho adottato alcune misure della, per la sicurezza, insomma i nastri colorati così sono meravigliosi e Tommaso ha una vasta, vastissima gamma di colori, sono 44 quelli già presenti, in più ci sono questi tre nuovi. Quindi, insomma, possiamo crearci nastri a go-go. Ah, questo è che vorrei prendere un paio di forbici. Chissà se queste mi tagliano meglio. No. Ah, le ho rovinate tutte le forbici per i nastri, vero? Beh, più o meno. Ok. So. Non so come lui l'ha pensata, fatemi vedere. Ah, il fiocchetto passato non a cappietto, io proverei quasi a metterlo a cappietto, non so se ci passa, magari cappietto is too much, sì, è troppo largo questo nastro qua. Così. Sì, secondo me riesci tranquillamente anche lo spago. Oh, è troppo corto. Cerchiamo di fare il nodino, il fiocchetto un po' più piccino. Sto stampando le prove delle carte di maggio, di luglio e agosto. Solo che siccome le stampa in alta qualità ci mette un sacco. Ho tagliato il nastro troppo corto. Sono triste. E quindi non faremo il fiocchetto che tanto mi viene una schifezza e lo lasceremo penzolante così, che direi che è un'ottima cosa.
lo volevo esattamente così, una frangetta. Poi questo qui abbiamo detto che mettiamo, ho sbagliato nastro, questo lo volevo mettere verde, vabbè posso metterlo qui il verde, sì posso anche metterlo qui il verde, sono perfetto, domani vi faccio vedere qualche spoilerino, perché penso che finirà di stampare stasera. Agosto limoni, lo volevo così, c'è l'altro canto, che in genere taglio sempre porzioni di nastro mai più finite, e invece sto giro un pochino più armonico, va. Sì, oddio, i nastri avrebbero avuto bisogno ancora di un paio di minuti per asciugarsi, perché stanno ancora perdendo un pochino di colore. Adesso cerco di non sporcarmi. Luglio sono dei fiori grafici, tipo giugno di 2 anni fa. Tipo, fa un po' cottage inglese, fa un po' estate inglese, british, fa un po' estate british, quella, la collezione di luglio. Però spero che vi piaccia. Ho finito le carte di ottobre. Stamattina, solo che non sono poi riuscita ad andare avanti con altro perché ho la testa veramente che mi scoppia, quindi vabbè. Allora, questi ce li abbiamo. Su questa, non so se il bottalico ci guarda ancora e può essere d'accordo, ma questo nastro è assolutamente perfetto. Poi avrei potuto fermarlo col sigillo, hai ragione, non ci ho pensato. Qui bisognerebbe fare un forellino qui, due micro forellini lì e far uscire il nastrino. Io ci provo, bottalico, se rovino la scatolina giuro che la rifaccio. Prendiamo la pinza manuale da 3, secondo me dovrebbe bastare. Natale ad agosto è Natale in pigiama, sono un pochino in ritardo anche lì, in realtà la collezione è tutta fatta, devo solo fare delle prove. Ok, forse li ho fatti un po' troppo distanti, non era esattamente così che lo volevo, e quindi mi sa che la scatolina la rifarò, perché adesso qua non mi rimane abbastanza nastro per annodarlo, mi sa. Così. E così. Allora. Cioè, concordate che questo colore qua, il rosa carne, è la morte sua? Ah, scusate, si è incastrata la carta. No. No, no. Ok. Quando non ti accorgi che dentro, che alla fine dei fogli ci sono le istruzioni per la carta, succede questo. Scusate che faccio un attimo di rianimazione alla stampante. No, ma non hai niente da stampare, bambina. Cosa stai stampando? Non hai la carta? Lo so, lo so, lo so. Dopo stamperemo anche quella copertina lì. Per fortuna mancava solo un foglio. Non è successo niente. Allora, no, adesso è a posto, si è rincuorata che ha finito. Dopo le do un altro foglio da macinare e sarà contenta. Allora, vediamo se riesco a fare almeno un nodino. Sicuramente non riuscirò a fare un fiocchetto. Però anche solo avere il nodino così mi piace molto. Tagliamo. Ah, che bellina che sono, ma adesso chiude. Sì, chiude ancora. Sì, 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 sì. Cioè, guardate, è meravigliosa. Questo rosa carne fa anche un sacco cerimonia, matrimonio. Bridgerton. Ok. E via. Cioè, a parte che con un nodino così grosso sembra quasi un fiocchetto alla fine. Stiamo facendo delle scatoline perché vorrei regalare, ho preso dei bulbi, dei ranuncoli e volevo regalarli. Chi mi segue da tempo lo sa che è una cosa che ogni tanto faccio, ho fatto già diverse volte nel tempo e mi piace molto, mi piacciono molto i fiori dei bulbi, e quindi questa è un'occasione per fare qualcosa che poi va regalato, va nei pacchi, ma che abbia un qualcosina in più, dentro c'è un bulbo.
poi lo ridirò, devono essere idratati per una notte, poi potete già seminarli, potete già interrarli perché possono essere piantati in questo periodo. Allora, adesso possiamo decorare. Allora, questa e questa sono state fatte con la Simple Vintage Line and Market, quindi prendiamo gli sticker corrispondenti. Lei mi porterebbe nella sua fustella una taglina. Mi porterebbe anche delle scrittine. Che dico? Ah, ecco dove era finita l'altra carta che non trovavo, non l'ho usata per forza. Fa molto Bridgerton la Meadow Flowers, volevo dirvi. Allora, Sweet e Candy. Potrei metterci Sweet. Non sono andati a buon fine, speriamo. Ah, il tempo matto non avrà aiutato nessuno. Allora, questa andrebbe poi infilata nel nastrino e possiamo assolutamente ancora farlo. Teniamola un secondo qui. Decoriamo intanto. Dunque, qui che abbiamo ampio spazio, potrei mettere queste farfalle meravigliose. Guardate, che non ci stanno. Too large. Too large. Allora ci mettiamo questo qui. E un fantastic. Il fantastic ci mettiamo uno zinzinello di spessorato. Il Natale ad agosto, sì, è la collezione d'agosto che faccio uscire, la collezione di Natale, scusatemi, che faccio uscire praticamente quando stiamo andando in ferie ad agosto. È ormai una tradizione che portiamo avanti da tanti anni ed è diventata la mia collezione, la mia prima collezione di Natale dell'anno. Io potrei andare avanti a incollare cose qui, sapete, anche se lo spazio è piccolo, cioè guardate, c'è questa coccinellina, no? È perfetta qua perché così porta fortuna, dentro c'è anche un bulbo, mi sembra perfetto. Qui invece che abbiamo già dei fiorellini che sono già colorati, potrei mettere i limoni. I limoni ci stanno? No, però i limoni stanno qui. Oh, guardate che meraviglia, così. E magari ci mettiamo questo cuoricino qua, so cute. Qui ci potremmo mettere un Memories spessorato, però così. La fragola, hai ragione. E che Bottalico, sei ancora lì? Beh, adesso vediamo se metterla la fragola. Non è montata proprio benissimo, però vediamo. La petta, e ho coperto i fiori praticamente, brava. Diciamo cosa li hai tagliati fa, non importa. Qui ci starebbe bene bene bene, sì, anche qui ci mettiamo una pettina. Ciao Claudia, guardate che meraviglia, il verde è praticamente lo stesso verde, perfetto. E queste sono fatte, perché la fragolina non è venuta proprio benissimo, non si è chiusa bene, cioè non l'ho chiusa bene, perché non è che si chiuda da sola la fragolina, cioè d'altro canto c'è Bottalico, niente fragola, no, mi è venuta male. Facciamo finta che non sia stata fatta. Decoriamo invece queste due qua. Voilà. Dunque, questi sono meravigliosi, ma non ci stanno. Mentre questo, che fa altresì tanto Bridgerton, porcaccia paletta, non ci sta. Potrei tagliarlo. Oppure potrei rassegnarmi a usare altro. Aspettate, ci sono queste farfalline splendide. Guardate, Bloom, che è perfetto. Sboccia, cioè più di così. Cuoricino. Un altro cuoricino qua. Che dite? Donato, puoi chiedergli delle fragole. Bottalico, ci sei ancora? Forse è abbandonato e mi sta svuotando il carrello, mi sta disabilitando l'account sul suo sito. Lo capirei, però è un po' crudele. Guardate, meraviglioso. Qui che abbiamo un pochino più di spazio, questo sarebbe stupendo, ma su una scatolina è un po' impegnativo.
Sono quelle di Tommy. Sì. No, niente, la fragola, niente. Non la mettiamo. Sì, sono le ultime fustelle di Tommaso, quelle del bundle della No Glue. Sono tutte e tre fustelle che non hanno bisogno di colla, infatti si montano in un nanosecondo. Sono perfette per bomboniere, segnaposto, piccoli pensierini. Io ci sto mettendo dentro dei bulbi. Sono perfette quando dobbiamo fare dei lavori in serie, perché in realtà ci permettono di ottimizzare la carta tantissimo, perché tendenzialmente ne ricaviamo due da ogni foglio. Le pieghiamo in un attimo, non abbiamo bisogno di colla. È una roba che possiamo fare mentre stiamo guardando Bridgerton alla TV e ritrovarci la pila di scatoline pronta in men che non si dica. Geniali. Basta. E cosa ci mettiamo qua? Dunque, fatemi riflettere, perché ci sarebbe questo che è so beautiful, ma è so large. No, troppo large, troppo grande. E mettiamo una farfalla. Guardate, bah, che meraviglia, che si sposa perfettissimamente con il corallo rosa. No, vabbè, è assolutamente estasiata. Allora, bloom with grace, wildflowers, walk in nature, life is lovely, enjoy every moment, good for the soul, bloom with grace, well, the little things, beauty è troppo grande, grow è dalla G che viene troppo giù e mi sbilancia, happiness, potrei sollevare uno zinzinello lei. E mettere happiness qua. Più dritta, Clè, ce la puoi fare, secondo me. Così. Anche in realtà così. Ok. Un cuoricino. Guardate, cioè in un niente. E qui dietro possiamo usare, per esempio, una scrittina che può essere Bloom with Grace. Mi sono persa di decorare il retro dell'altra, ma adesso arrivo. Bloom with Grace e ci possiamo mettere un... questi? Voilà. Ok, mi rendo conto che è una decorazione un po' too big, però così. Recuperiamo un secondo il retrino di questa, anche se in realtà questa carta qui ha già un decoro perché è una carta pattern, ma potrei metterci uno stickerino. Celebrate beauty, memory, so fun, lovely, lovely. Adorabile. E magari ci mettiamo una stellina. Ok, le scatoline si dovrebbero decorare quando sono vuote, però sapete che, insomma, io sono io e quindi... Ok, in realtà secondo me siamo al buono. E queste sono le scatoline. Vorrei tagliare questa, anche se in realtà, ma tagliamola. Allora, su questa io la taglierei comunque in questa carta qua, anche se in realtà forse converrebbe più... Questa blu e poi mettergli dietro il rosso. Allora, proviamo a tagliarla due volte. Questa è la taghina che c'è in questa fustella. Ok, adesso la taglio una volta. Per avere il rosso, perché c'è una scrittina che si può fare in contrapposizione. La taglio nel blu, che sarà il colore che sarebbe il colore che vorrei che emergesse. Queste carte comunque sono bellissime, mamma mia. Così. E su questa andiamo a prendere la fustella. Vedete, qui ci sono le scrittine che hanno la scritta e il loro backing, di modo che possiate fustellare, cioè che hanno il backing, quindi lo scontorno. Ma c'è questa For You che serve per essere fustellata qui o dovunque altro voi vogliate, perché potete usarla dovunque volete.
E va bene sia poi lasciata nuda così, ma anche doppiata con della carta sotto, quantomeno immagino così. Quindi adesso, dato che immagino, e sapete che la mia capacità di pianificazione così non funziona benissimo, proviamo. Bottalico, ti sei perso che ho le unghie perfettamente in tinta con gli inserti. C'è pure glitter, capito? Cioè. Allora. Vado. Voilà. Va bene, sono solo 5, quindi non ve la prendete se non ce l'avrete, però io lo metto da ma a madre perché li metta nei pacchi che partono lunedì. E quindi avrete un bulbo. Questa va benissimo, anche così, ma cioè, volendo potrei recuperare i due centri delle O. Cioè, mi sembra un po' un lavoro da Germanella. Però potrei farlo perché è very cute. Quindi non ci posso credere che lo sto facendo. C'ho proprio mal di testa. È vero che c'è Giove in Gemelli e segna il cambio d'epoca, c'è un cambio epocale nella vita dei gemelli. Allora, adesso prendiamo i due micro interni delle O. Mi faccio ridere da sola. Prendiamo anche il Tool and One per recuperare. Dunque, una O è qui e un altro centro, però l'ho perso. È questo. Ok. Dunque. Let me see. Perché adesso andranno centrati, perché altrimenti saranno esteticamente terribili. Ma io ci provo e uno zinzinello di colla ci permette, insomma. Sì, Livia, no, ma è Giove in Gemelli, deve essere così. Cioè, Germanella, guarda, io non lo so, la tua vicinanza mi sta facendo male, anche l'amicizia del Bottalico bene non mi fa. Adesso a dire il vero ci starebbe proprio bene, 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 bene. Il salvabucco. Rosso però. Where is? Qua. Che forse è un po' troppo grande il forellino. Sì, è too large. Però, oh, meravigliosa. Mi sembra bel te. Non capisco a che cosa ti riferisci, Boraso. Lo trovo fino un po' offensivo. Bah, I don't understand. Dunque, io non so se Bottalico l'aveva pensata così, ma io la infilerei qua. E adesso farei nuovamente il nodino. Magari ne faccio due di nodini. Ho preso un nastrino un po' troppo largo forse, però. Cioè, guardate che meraviglia, questo è too large per farne due. Che dire? Ho appena richiesto la spedizione dei miei ordini. Hai il pollice nero. Di tag di Sara Kay dovremmo averne ancora un po'. Mi scuso se qualcuno non ha ricevuto biglietto caramella. Allora, biglietto caramella in questi ultimi ordini capita semplicemente che ce ne dimentichiamo, perché specie quando sono tanti gli ordini si fanno, i pacchi da fare si fanno un po' in fretta e quindi ovviamente può capitare l'errore. Nulla conta, questo non lo faccio, però si potrebbero anche recuperare le letterine. Potrebbe stare bene il nastro anche giallo, però vabbè. Allora, qui non la metterei la taghina, però proverei a fare un secondo nodino. Così. Like this. Basta. Abbiamo fatto. Cosa ne dite? Potremmo organizzare uno. Adesso mi è preso, poi mi passa. Ecco, il segnale è andato pure via, quindi. Dici che non è Giove in Gemelli?
Sei preoccupata, Donato? Sono molto versatili, sì, e poi sono stracomode, nel senso che pensando a doverle utilizzare in serie, che è un'evenienza per cui spesso vengono comprate le scatoline, queste sono di una praticità assolutamente unica, sia perché ci permettono di ottimizzare molto molto bene la carta, sia perché si assemblano veramente in un amen mentre state guardando le nuove puntate di Bridgerton alla TV. Quindi voglio dire, sono poche le scatoline che si assemblano così velocemente, quindi io ne approfitterei. Allora, vediamo un attimo se riesco a farvi vedere di nuovo tutto. Ho un po' le mani verdi, però vabbè. Prendiamo le fustelle protagoniste di questo live. Adesso non riuscirò mai a rimetterlo nel modo giusto, questo, vero? Così. Così. Guardate, è solo che proprio ce ne dimentichiamo, perché a volte succede semplicemente sul numero di pacchi che in qualcuno ci si dimentichi di mettere l'omaggio. Succede. Eccole qua. Unghie in tinta con, e queste sono le tre fustelle del Bottalico che trovate sia nella versione bundle, quindi con annessi anche gli omaggi e il corso, se non erro. E sono ancora prenotabili, sono ancora ordinabili dal sito appunto del Bottalico, però so che sono gli ultimi che sono disponibili, quindi quando quelli finiranno sul loro sito non sarà più possibile creare il bundle. Le fustelle singole ci sono ancora, quindi potete ordinarle tranquillamente, non ce ne sono ancora tantissime sul sito caricate, nel senso che non ne abbiamo fisicamente qui, ma tanto domani sera manderò un ordine di reintegro tra gli ink, le fustelle e i bundle, quindi non vi preoccupate. Se volete prenotare il bundle, affrettatevi a prenotarlo. E che altro? Ricordatevi che gli ink, abbiamo l'all you can ink di oggi. Gli ink sono gli ink non usciti adesso, quindi gli ink più vecchi, tra virgolette, sono scontati al 50% per promuovere l'uscita in occasione dell'uscita e della promozione dei nuovi colori. Quindi, per ancora fino a mercoledì, potete approfittare dello sconto del 50% che vi consente o di farvi tutta la collezione ad un prezzo assolutissimamente ragionevole, oppure vi consente di completare la collezione laddove vi mancassero dei colori. Quelli arriveranno un pochino dopo, quindi se in realtà martedì mi aspetto di ricevere i reintegri che ordinerò poi domani sera, gli ink hanno una tempistica di gestione per la logistica un pochino più lunga, ma spero insomma in settimana di riuscire ad avere tutto per completare gli ordini. Queste sono le scatoline che abbiamo fatto. Io nel prodotto contenitore vi ho messo il bundle, ma ovviamente potete anche prenotare solo le fustelle singole. Queste sono le scatoline. Abbiamo usato le carte di Simple Stories. Queste sono della collezione Simple Vintage Meadow Flowers. Adesso vi metto i colori degli ink che abbiamo usato. Questo è un nastrino bianco sintetico, ma potete farli anche con i nastrini di cotone, questi elementi decorativi colorati. Tenete solo presente che rimane un effetto un pochino più vintage perché nelle pieghe del cotone si va a fermare il colore in una maniera diversa rispetto a come viene assorbito da una fibra così sintetica come questa, ok? Corallo rosa, rosa carne, verde oliva. E abbiamo usato le carte della Simple Vintage Meadow Flowers e della Simple Vintage Line and Market. E a me sembrano deliziose. Dentro c'è una bustina, dentro queste scatoline c'è una bustina che contiene dei bulbi di ranuncolo. Lo dico ancora adesso. Voilà. I bulbi di ranuncolo che vi sto mandando potete piantarli subito, dovete solo lasciarli a bagno una notte, di modo che si reidratino. E poi li potete piantare. Quale scatolina ci piace di più? Allora, da un lato mi verrebbe da dire questa perché ha più spazio decorabile, poi in realtà a seconda di che cosa mettete dentro un pochino si vede ed è meraviglioso, poi ho scoperto esserci l'inserto per i Ritter che lo sapevo già ma l'avevo dimenticato. La scatolina a triangolo è perfetta per fare delle fette di torta, delle fette di pizza, può essere usata per fare il calendario dell'avvento, la forma dell'albero, quindi meglio di così. E questa è una scatolina super classica, io non ho usato le finestrelle, l'inserto che ci sono nella confezione, ma si presta sempre a un sacco di interpretazioni. Non ho neanche mattato l'esterno perché l'esterno del lato perché in realtà mi sembra molto carina così. Adesso vi aggiungo il foglio che ho aggiunto al prodotto contenitore, in realtà tolgo l'altro perché alla fine non l'ho usato e vi aggiungo gli ink. Domani mattina
Faremo una card tridimensionale, diciamo, che non avrà bisogno di nient'altro se non di una taglierina e di una pieghetta. Mi sono fatta uno schema in centimetri. Proverete con me se funziona o no, sarà però una cosa molto, molto rapida, non vi preoccupate, sarà veloce. E proviamo a farla in due versioni. Non ho ancora scelto le carte con cui usarla, adesso, con cui provarla. Adesso vediamo, domani mattina magari decido. E, per oggi vi saluto, vi ricordo che c'è la slot machine attiva e che quindi potete continuare a giocare, a collezionare gli sconti e usarli tutte le volte che volete fino a domani sera. Avete come omaggi la nuova fustellina salva ritagli che è il TVB, il nuovo project sheet stampato, avete la fustella del fiore coordinata al timbro e approfitto per dire che dopo che finirà questa settimana in cui è ancora in omaggio la fustella del timbro, daremo la possibilità a chi non ha il timbro o la fustella, a seconda, di poter avere il pezzo che manca del collezionabile di questo mese. Non avrò poi subito il nuovo timbro coordinato con la fustella, ma ci lavoreremo. Poi potrete avere ancora con un minimo d'ordine di 30 euro il bundle dei 4 washi e con 40 euro il bundle degli enamel. Credo di avervi detto tutto. Le comunicazioni di servizio le ho fatte, sporcate le mani, mi sono sporcata, divertita anche. Spero che sia piaciuto anche a voi questo mini progettino e spero che chi riceverà questi bulbi li veda fiorire molto presto. Fateci sapere. Io per ora vi ringrazio, grazie al Bottalico che ci regala sempre meraviglie. Buon pomeriggio e a domani. Ciao ciao!